Eccoci qua, signore e signori, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. È l'ultima occasione, è l'ultima volta che vi parliamo da un palco, prima delle elezioni. Poi speriamo che vi parleremo da altri palchi. Abbiamo atteso un attimo che è arrivato con noi qui l'assessore De Gaetano. Lo ringraziamo per la sua presenza, che rappresenta la presenza della Regione Calabria e rappresenta anche la presenza del Partito Democratico che ci sostiene. Ci sostiene nonostante le critiche, nonostante certe persone che disperatamente, avendo, come si dice, metabolizzato e avendo capito che sono una minoranza della minoranza, della cittadinanza e delle persone per bene, nonostante ciò ha avuto il coraggio e la disponibilità di venire a stare con noi. Ve lo devo presentare velocemente perché, come sapete, questa è una giornata impegnativa per gli esponenti politici di questa regione, del Partito Democratico in particolare, perché ci sono chiusure di campagna elettorale in tutti i comuni dove si vota e loro praticamente sono costretti a fare una trottola da una parte all'altra. Finirà di parlare e deve correre per fare un altro intervento a bianco, che non è proprio dietro l'angolo. Volevo ringraziare lui per la sua presenza e volevo dare il senso della sua presenza, che è quello di un partito vicino a noi, vicino alla nostra lista. Vicino alla nostra lista perché hanno capito, hanno valutato la qualità di questa lista, le intenzioni e anche la storia delle persone che compongono questa lista. Personalmente sono stato sempre vicino al Partito Democratico, mi riconosco in quel gruppo, in quel raggruppamento politico, nonostante io non abbia mai fatto politica, però c'è un'affinità di idee e c'è anche una simpatia. Mi trovo a mio agio in questo raggruppamento politico. Non avevo mai fatto politica, perciò questo è il momento delle scelte, è anche il momento dell'impegno, è l'inizio di un nuovo capitolo di vita per ognuno di noi se vinceremo le elezioni, e noi le elezioni li vinceremo. Quindi dopo di questo appuntamento abbiamo un altro appuntamento per lunedì, dove dovremo festeggiare la vittoria di queste elezioni che ci siamo conquistati sul campo. Abbiamo condotto una campagna elettorale pulita, rispettosa di tutti gli altri, rispettosa dei principi degli altri, nonostante abbiamo anche subito degli attacchi spesso calunniosi, che non possiamo accettare, ma che non rimanderemo al mittente. Noi abbiamo il nostro stile e il nostro modo di fare, abbiamo una dignità di cui siamo fieri ed orgogliosi, non vogliamo scendere allo stesso livello di coloro i quali ci hanno calunniato fino a stamattina. Ed è per questo che noi non risponderemo a nessuno degli attacchi. Le persone che ci conoscono, la cittadinanza che ormai ci conosce di più di prima, noi siamo tutti cittadini di questo paese, che è un paese piccolo, già ci conoscevamo. Questa campagna elettorale ha dato a noi l'occasione di conoscere meglio le persone e soprattutto ha dato l'occasione alla gente, non solo agli elettori, a tutte le persone di conoscerci. Siamo orgogliosi di passeggiare per la strada di questo paese percependo la simpatia e la solidarietà della gente, gente che magari nemmeno conosciamo bene e che si avvicina per congratularsi con noi per l'impegno che stiamo mettendoci dentro questa campagna elettorale e per esprimerci la loro solidarietà. Noi non abbiamo mai chiesto un voto a nessuno, ma abbiamo invece riscontrato un sacco di gente che si avvicina, che mi telefona, che mi manda messaggi di solidarietà. E questa è la più grande vittoria di una persona e di una lista impegnata in una campagna elettorale. Per vincere servono i voti, ma servono i voti della gente per bene, servono i voti della gente pulita,
servono, come ho detto sempre in questa campagna elettorale, servono i voti consapevoli. Noi non vogliamo i voti per i favori che promettiamo, noi non promettiamo favori, noi vogliamo i voti dei coloro i quali ci stimano, condividono il nostro programma che abbiamo distribuito e propagandato ed illustrato in tutti i quartieri e in tutte le piazze di questo paese, e con loro vinceremo, perché se vinceremo con loro amministreremo bene questo paese, non avremo lacci, non avremo lacciuoli. Perciò noi siamo orgogliosi della nostra squadra, io sono orgoglioso delle persone che mi accompagnano in questa avventura. Li conoscevo da prima, ma non li conoscevo così bene come li ho conosciuti in questo mese di campagna elettorale. Siamo una squadra affiatata, siamo amici, scherziamo, non drammatizziamo, siamo stati finanche bravi a non farci prendere dal panico, dell'adrenalina del voto. Ho sempre raccomandato ai miei grande sobrietà, grande rispetto per gli altri. E soprattutto ho sempre raccomandato ai miei: attenti nelle porte dove busserete per chiedere un voto, perché all'ultimo minuto si può anche cadere nell'errore di chiedere un voto sbagliato. Noi abbiamo la schiena dritta, la nostra esperienza di vita ci insegna che noi siamo quelli che siamo, rappresentiamo la nostra cultura, la nostra storia. Le persone ci apprezzano solo per questo. Non abbiamo bisogno di barattare, di promettere o di costringere gli altri con i trucchi che vanno altri, di altre liste, propagandando, promettendo le case popolari, promettendo un posto di lavoro, promettendo mari e monti. Noi siamo quello che ci vedete e che ci conoscete, e siamo sicuri di vincere, perché è questo il messaggio che noi diamo, e da qui noi siamo sicuri di ricevere la solidarietà della maggioranza degli elettori di questo paese. Ho incontrato stamattina il nonno di Carmelina al bar e mi ha detto: sai, pensiamo di essere in vantaggio. Io sono stato contento quando mi ha detto così, e gli ho detto: sì, però sapete una cosa, ce lo meritiamo di essere in vantaggio, ce lo meritiamo perché siamo capaci di offrire alla cittadinanza una buona amministrazione, siamo capaci di offrire alla cittadinanza una cultura e un'etica che sono indispensabili per condire una buona amministrazione. Non è più il tempo delle brave persone che non hanno esperienza, non è più il tempo delle persone del politico che pensa di tutto e di più pur di carpire il consenso elettorale. La gente ha bisogno di brave persone, che non solo devono essere brave persone, ma devono essere capaci di interpretare i bisogni della gente, di interpretare i bisogni del territorio, e perciò mettere in campo un'amministrazione che sappia rispondere a questi bisogni. Io cedo la parola all'assessore De Gaetano, che deve partire, ma su questo punto avrò molto da aggiungere, e quindi come scaletta vi prego di avere la pazienza di aspettarci per sentire l'assessore De Gaetano, per sentire il saluto di alcuni dei nostri candidati, e poi per fare una sintesi sul risultato di questa campagna elettorale e sugli obiettivi che noi ci poniamo per amministrare questo paese. Grazie. Grazie all'ingegnere, grazie a tutti voi di essere qui. Io sono molto, molto contento di essere qua tra di voi, e una cosa ve la voglio dire con chiarezza: io qua non rappresento me stesso. Qua rappresento il Partito Democratico, che è rappresentato in questa lista dal nostro segretario Tino Laganà. Quindi io vorrei dire con chiarezza a questo paese, che è un paese bellissimo, un paese che ha insegnato tanto nella nostra Calabria, nella nostra storia, di evitare di fare polemiche stupide, strumentali e inutili. Questo è un paese che ha bisogno di tranquillità e di lavorare tutti insieme per migliorare questa zona.
polemiche sterili mettetele da parte, confrontiamoci sulle idee, sui programmi, su questo va fatta la campagna elettorale. Lavoriamo tutti insieme da lunedì per rilanciare Melito, che ne ha tanto bisogno, e l'intera area grecanica. Su questo dobbiamo lavorare, su questo dobbiamo accapigliarci, non sul resto. Un paese che viene a 2 anni di commissariamento non si deve dividere su certe cose. Bisogna dire chiare alcune cose, l'ha detto il nostro candidato Marino: noi saremo intransigenti verso le forze criminali, noi saremo alle parte della legalità e accompagneremo questo paese a uscire da questo buco nero, come deve uscire tutta la Calabria. Ma lo dobbiamo fare nell'unità di tutte le forze sane, che ovviamente non stanno solo in questa lista, ma stanno anche in altre liste, ci mancherebbe altro. Ma insieme dobbiamo lavorare per cambiare questo paese. E allora due cose rapide. Si chiude questa campagna elettorale oggi, si chiuderà domani ufficialmente, ma da qui dobbiamo lanciare un messaggio a tutta la popolazione. Noi vogliamo dare una mano come giunta regionale a questo paese a uscire dai problemi. Noi vogliamo dare una mano come giunta regionale insieme alla nuova amministrazione Marino per rilanciare Melito. Questo è il punto che deve passare. Ovviamente, io l'ho già detto nel convegno che abbiamo fatto qualche giorno fa, lo faremo a prescindere da chi vinca, non ci mancherebbe altro. Noi abbiamo a cuore gli interessi di Melito, ovviamente, gli interessi della popolazione, dei cittadini, ma sarà tutto più facile se vincerà Marino, e quindi diamoci da fare in queste ultime ore a dare una mano a questa lista. Noi vogliamo rilanciare quest'area perché è l'area più depressa della Calabria, dobbiamo rilanciare questo territorio perché è l'area che ha più alto tasso di povertà, dobbiamo rilanciarlo con impegni fattivi, lo dicevo l'altro giorno. Dobbiamo lavorare con i POR a dare un percorso di cambiamento, di progresso a questo territorio. Lo possiamo fare perché punteremo non a fare un progetto per ogni cittadina dell'area, ma ragioneremo con la nuova programmazione come a fare un grande progetto che possa rilanciare l'intera area. Punteremo ovviamente sui lavori pubblici, punteremo a dare una mano a questa amministrazione. Con Marino ci siederemo da martedì, da mercoledì, già lo aspetteremo alla regione per ragionare sui progetti che avrà la nuova amministrazione per cambiare Melito. Si punterà sulla Darsena, si potrà puntare sul palazzetto dello sport, ovviamente senza fare promesse di marinario, che non siamo i tipi. Punteremo a fare una o due cose durante il mandato che daremo una mano noi come regione a finanziarle. Punteremo a fare un progetto integrato sul lavoro, che è la grande emergenza che abbiamo nel nostro territorio, puntando, come ho detto l'altra volta, a dire no ovviamente a progetti centrali a carbone, ma a dire sì a un progetto di sviluppo, perché non possiamo dire no e non fare altro. Dobbiamo riconvertire, ragionare cosa fare su questo territorio, perché è troppo semplice dire no e poi non fare altro. Noi dobbiamo dire no a quelle ipotesi che ritengono sbagliate, ma dire sì alla riconversione di quell'area di Saline, che non può restare una cattedrale del deserto industriale, del fallimento dello Stato in questo nostro territorio, che quello è stato un fallimento e noi da quel fallimento dobbiamo ripartire. Possiamo lanciare insieme all'amministrazione comunale, alle varie amministrazioni comunali, che finalmente torneranno domenica alla democrazia, ci saranno i sindaci finalmente, che troppi comuni erano sciolti in questo territorio, di lanciare un concorso di idee per decidere cosa fare in quell'area dell'ex Liquil Chimica, di fare un progetto con i fondi europei e di attrarre anche investimenti privati sul turismo, su una centrale a energia solare. Ci sono tante proposte che si possono fare, ma dobbiamo lanciare una proposta per lanciare un progetto di sviluppo, per dare la possibilità ai nostri figli e ai figli di questa terra di nascere, vivere e lavorare qui, non di nascere e poi andare via quando arrivano a 18 anni. Questa è la sconfitta della politica che noi vogliamo cambiare. Questo lo possiamo fare con un'amministrazione seria, con un'amministrazione che ha in testa progetti, e Marino ne ha in testa progetti e l'ha dimostrato nella sua esperienza del sociale. Noi mettiamo in campo un candidato che ha già dimostrato nel sociale di poter cambiare le cose, di poter dare servizi, di poter dare opportunità a chi è il più sfortunato. E Marino lo farà, e lo farà questa nuova amministrazione comunale, puntando con idee e progetti a ragionare sullo sviluppo di Melito. Lo dicevo l'altra volta
e non la faccio lunga, dobbiamo puntare sul lavoro, sui lavori pubblici. Lavoreremo ovviamente a ragionare anche sulla 106. Vi ho detto l'altra volta che abbiamo sbloccato la variante di Palizzi, dobbiamo ragionare a vedere come congiungere anche questi pezzi che ci sono da Melito fino a Palizzi, diciamo che alcuni pezzi vanno migliorati, ovviamente, che tranne la variante di Bova sono tutti pezzi da migliorare, da mettere in sicurezza. Dobbiamo ragionare su una serie di iniziative che possono rilanciare l'occupazione del lavoro, sull'agricoltura e sul turismo. Per esempio il comune di Melito potrebbe dare a cooperative di giovani la possibilità di dare dei terreni insieme ai comuni limitrofi, e la regione può dare uno start-up iniziale attraverso i fondi europei per fare progetti di qualità sul turismo. Vi ho detto l'altra volta che qua, a pochi chilometri da qui, a Motta San Giovanni, un gruppo di giovani si sono messi in testa di fare qualcosa di interessante e hanno iniziato a produrre lo zafferano, il cosiddetto oro rosso, e sono riusciti a dare occupazione e sviluppo a Candidoni, che non è in Australia ma è a 180 chilometri da qui, vicino a Rosarno. La fattoria della Piana è nata da una scommessa e ora ha 90 dipendenti e puntano al riciclo, all'energia alternativa, oltre a fare ovviamente mozzarella e fare prodotti caseari. Si possono fare queste cose, si deve lavorare sul turismo. Qua c'è la possibilità di incrementare molto il turismo, puntando a un progetto ovviamente di rilancio del paese albergo, da Pentidattilo al Melito Vecchia, ma diciamo costruendo e rifacendo alcune case che possono essere adibite a B&B. Si possono fare progetti enogastronomici su tutto il territorio dell'interno, collegare mare e montagna, il turismo religioso. Si possono fare tante cose ovviamente che possono attrarre turisti e dare la possibilità ai giovani di lavorare. Dobbiamo lavorare su queste cose, sul lavoro, sullo sviluppo, sull'occupazione, sui rifiuti, puntando alla raccolta differenziata spinta, che può portare ovviamente occupazione e lavoro, ma soprattutto può pulire e evitare gli scempi che ci sono stati con l'amministrazione Scovelliti. Vi ricordate le città invase da cumuli di spazzatura che arrivavano ai piani superiori? Su questo dobbiamo lavorare e su questo lavoreremo a fondo con la nuova amministrazione Marino. Allora, e concludo, e mi scuserete se poi scappo a Bianco a fare un'altra iniziativa, noi dobbiamo lavorare in queste poche ore. Dovete andare casa per casa, cari amici e cari compagni, non solo i candidati ma tutti i sostenitori, a spiegare ai cittadini di Melito che noi vogliamo un progetto di cambiamento, che noi vogliamo un progetto per rilanciare Melito, che mettiamo da parte, come ha detto Marino, le polemiche, ma vogliamo lavorare a rilanciare un grande progetto di sviluppo per questa città. Lo faremo e lo potete dire insieme alla regione, che sarà vicina a questa lista e sarà vicina a Melito. Se farete questo, il vostro futuro è nelle vostre mani. Non lasciate ad avventurieri, agli incantatori di serpenti, di dire cose che non possono portarle a compimento. Abbiamo bisogno di un'amministrazione seria e competente. Questa squadra, che qui tra l'altro rinnovata, piena di giovani, di tante donne e di persone che vogliono cambiare, lo può fare insieme a Marino. Allora, compagni e amici, impegniamoci in queste ore, diamoci una mano, chiediamo il voto per Marino e cambiamo. In bocca al lupo a voi, in bocca al lupo a Melito. Noi saremo qui dal giorno dopo a lavorare insieme al Presidente Oliverio per cambiare insieme a voi questa vostra città. Vi ringrazio. Ecco qui. Ciao, arrivederci, buon viaggio e grazie. Ringraziamo la grande disponibilità e il grande entusiasmo che ci ha dato l'assessore De Gaetano qui stasera. Abbiamo ancora qualche cos'altro da dire. Cominciamo a dirlo attraverso la voce di alcuni dei nostri candidati. Non vi tratterremo molto a lungo, però abbiamo la necessità che qualcuno di noi vi spieghi delle cose. E poi dovete avere la pazienza di starmi ad ascoltare, spero di non essere logorroico, perché questo vizio ce l'ho veramente, non ho tanti difetti, forse quello di parlare troppo. Adesso passo la parola a Carmelina.
buonasera a tutti i presenti e un grazie particolare al candidato a sindaco ingegnere Marino, che mi ha dato la possibilità di candidarmi in una lista composta da professionisti e persone per bene. Ci tengo a precisare che in virtù di quello che dice la stampa e non solo, noi siamo una squadra pulita che si muove alla luce del sole e che ha dimostrato di rimanere impassibile e compatta agli attacchi degli avversari. Probabilmente sento un odore di sconfitta. Ci tengo a puntualizzare inoltre che io sono la figlia del dottore Pierino Nucera, che è dirigente medico legale della medicina legale di Merito Porto Salvo. Professionista conosciuto da tutti e non il politico che è stato pizzicato a chiedere appoggi elettorali. La mia candidatura è stata indotta dalla sensibilità che ho verso le persone che necessitano cure e attenzioni particolari, che hanno difficoltà sociali ed economiche. Esistono disagi, esistono vere e proprie umiliazioni che ordinariamente molti devono sopportare. Le politiche sociali sono alla base di una corretta e giusta amministrazione ed è per questo motivo che ho deciso di mettermi in gioco. Partire dal poco per arrivare al tanto, aprire le porte al disagio e alla comunicazione. Noi non promettiamo nulla in cambio di voti, non promettiamo posti. Non scendiamo a compromessi con nessuno. Chi ci vuole votare deve credere in ciò che proponiamo. Crediamo nei nostri valori e nelle nostre capacità. Vi chiediamo pertanto di darci la vostra fiducia e di votarci. Grazie. Brava Carmelina, bravissima. Vieni Daniela, dai, vieni. Ecco qui Daniela De Meglio. Buonasera a tutti. Inizio col dire che in questo momento me si sente ha bisogno di tutto tranne che di queste stupide polemiche. Non sono scesa in campo con l'ingegnere e con i miei compagni per denigrare l'avversario politico solo per ottenere il voto a tutti i costi, ma solamente per l'amore che mi lega a questa terra. Un amore grande che infatti mi ha portato a restare qui, anche tanti anni fa, quando sarebbe stato più facile andarmene. Ed è per questo che, qualora la nostra lista dovesse, e sono sicura che riceverà il vostro consenso, voglio impegnarmi in prima persona non a fare grandi cose, ma solamente a cercare di far tornare Merito quel paese ridente e fiorente che era pochi anni fa. Dal punto di vista sociale, economico e soprattutto culturale. In questo modo soltanto i nostri figli potranno decidere come me di restare qui e costruire qui il proprio futuro e non altrove. Non esiste una ricetta precisa, visto che sono farmacista, per il cambiamento e per cambiare le cose, ma sicuramente gli ingredienti fondamentali sono l'onestà intellettuale, la trasparenza, la ricerca del bene comune e soprattutto un alto senso dello Stato. Vi ringrazio per l'attenzione e buon voto. Grazie, grazie Daniela. Adesso c'è un'altra signorina che viene qui al palco a parlarvi. Lei vi parla non solo come candidata, ma vi parla anche come presidente dell'Associazione del Museo Garibaldino. Buonasera, sono Chiara Tropea. Allora, io intanto volevo, siamo ormai giunti alla fine di questo periodo preelettorale e vorrei dire appunto due cose. La prima è che, avendo conosciuto meglio il nostro ingegnere Marino, ho avuto appunto il piacere di scoprire una persona valida non solo per le sue indiscusse capacità tecniche, ma anche per la sua umiltà, la sua trasparenza e soprattutto la sua onestà anche intellettuale. Sono valori in cui io mi vedo in questi valori appunto, e vorrei precisare aprire una breve parentesi per il museo, perché c'è stato fatto un attacco dicendo che è una struttura chiusa e abbandonata, cosa che non è vero, perché io sono presidente dell'Associazione del Museo Garibaldino
dal 2013, quindi con i 6 ragazzi che abbiamo in gestione la struttura siamo riusciti, facendo dei vari progetti, a portare più di 4.000 visitatori. Per noi è stato un traguardo esorbitante. Vero è che comunque sono pochi 4.000 visitatori, però appunto vorremmo potenziare la struttura e cercare di far conoscere la nostra storia non solo a livello locale ma anche nazionale. Per quanto riguarda invece il piroscafo Torino, ci è stato detto che verrà recuperato dagli altri candidati, verrà recuperato, cosa che è penso impossibile, perché noi abbiamo dei documenti che dicono che il piroscafo Torino non potrà essere recuperato, vuoi per le condizioni in cui si trova, eppure perché comunque per le varie mareggiate che ovviamente lo spostano, cioè ci sono una serie di documenti che invito a chi non sa di andare appunto a documentarsi. Vi invito ad andare a votare bene, votateci. Votateci, non vi preoccupate, votateci. Abbiamo a Mimmo Scambia. Mimmo Scambia, non ti mimetizzare, non parlare assai pure tu, però le persone di qui, i tuoi compaesani di quartiere hanno bisogno di sentire qualche parola da te. Grazie all'ingegnere Marino per averci dato questa opportunità. È sempre emozionante parlare di fronte alle persone che conosci, a tanta gente, a gente con cui hai pure condiviso per molti anni i tanti sacrifici insieme, ed io li voglio ringraziare perché alla fine mi hanno sempre sostenuto. Volevo dire che è emozionante e mi scuso se poi farò qualche strafalcione. Confesso a tutti quanti una cosa stasera importante: io non mi volevo candidare. Non mi volevo candidare perché avrei voluto che altri dessero il loro contributo per il nostro paese e per il nostro Rione. Ma poi l'ingegnere Marino dice: no, tu ci devi essere, non ti puoi tirare indietro. E mi pareva che sarei stato forse un vigliacco se non avrei accettato per condividere questo percorso e per risolvere le tante problematiche che ci sono nel nostro paese. Noi abbiamo fatto un programma, abbiamo partecipato tutti i componenti della lista a un programma che non è il libro dei sogni, è un programma breve, è un programma chiaro, dove si parla di legalità, di trasparenza, si parla di struttura sociale, si parla di lavoro, si parla dei giovani, si parla di sanità, si parla della pesca. Io qualche parola è mio dovere spenderla, soprattutto sulla pesca. Noi abbiamo un rione purtroppo dove addirittura viene sempre più poca gente. Avevamo una grossissima e una bella tradizione della pesca. Le barche iniziavano dalla Fiumara di Melito fino, noi dicevamo, a Maria Tavana. A volte c'era pure qualche discussione perché le barche non c'entravano per quanti erano. Poi voi per motivi diversi, il porto, che era la nostra grande aspettativa per la pesca, è stato chiuso e da 40 anni non si capisce bene perché non si apre. Molte delle nostre risorse di pesca, vedi le costardelle, sono scomparse. La tradizione della pesca, purtroppo, questo nobile mestiere si sta perdendo e il nostro rione addirittura si sta svuotando. C'è sempre poca gente che viene in questo nostro rione. Io molti anni fa avevo detto che il rione pescatori non è solo la pesca, non è solo pescatori,
dobbiamo rispettare e portare avanti la tradizione della pesca, ma ci sono pure tanti giovani scolarizzati, abbiamo tanti diplomati, abbiamo tantissimi laureati, soprattutto in infermieristica, che purtroppo devono andare a mendicare un posto di lavoro fuori dalla regione Calabria. Noi vogliamo che la tradizione della pesca non si perda, e purtroppo qui si apre uno scenario molto molto difficile. La comunità europea non rilascia più licenze, la piccola pesca non può essere più praticata. Noi chiediamo alla regione Calabria, io sono stato in contatto col consigliere Giordano quando si facevano i scioperi su Scilla e Bagnara, sono stato là da quelle parti, e noi chiediamo che in sinergia con la regione Calabria si possa ripartire dalla piccola pesca. Ci sono tanti giovani che vogliono ripartire a fare la piccola pesca per non perdere la tradizione, ovviamente rispettando gli anziani che hanno tanto contribuito, oggi si parla tanto di rottamazione, i nostri anziani pescatori meritano rispetto perché con i loro sacrifici ancora oggi, malgrado siano pensionati, portano avanti il mestiere nobile della pesca. Io dico una cosa, che la regione Calabria ci deve dare, come diceva l'onorevole, una grossa mano d'aiuto. Noi vogliamo ripartire dalla piccola pesca se si può. Bene ha fatto l'ingegnere Marino a mettere nel programma una darsena, perché di porto purtroppo adesso è una cariatide, ci vuole più a ripararlo che a farlo nuovo. Se riusciamo in questo vecchio nostro progetto a fare una darsena qui alla Marina per il ricovero delle nostre attrezzature, la spiaggia era piena, le attrezzature erano pure sui muri della ferrovia e nessuno li toccava, era una cosa splendida, straordinaria, tantissima gente qui a Rione Marina nei bar, c'era un fermento straordinario. Questo non c'è più, dobbiamo riprendere questo fermento e dobbiamo riprenderlo, non adagiarci più solo sulla pesca. Parla l'ingegnere di turismo della pesca. Noi c'è un progetto che era andato addirittura in appalto, dove nel Rione Marina volevamo fare un centro di aggregazione, un centro per il turismo e metterlo in rete per fare arrivare qui la gente da fuori. Si possono creare i ristorantini per il pesce, si possono creare i B&B, non possiamo vivere solamente di pesca. Poi sul lavoro, nel nostro programma c'è pure l'ospedale, consentitemi, sono un po' lungo, consentitemi di dire due parole sull'ospedale, poiché sono un operatore sanitario. Noi, come diceva giustamente Carmelina e le altre che mi hanno preceduto, non premettiamo posti di lavoro, noi diamo solo la nostra disponibilità, la nostra umanità, tentiamo di andare incontro ai bisogni della gente, non promettiamo grandi cose. Noi questi siamo persone umili che vogliamo solo risolvere i problemi della gente, solo questo. Sull'ospedale purtroppo è sulla via della chiusura, loro ci promettono mari e monti, ma noi lotteremo. Questa amministrazione dovrà essere presente tutti i giorni in ospedale, perché le nostre donne non possono partorire sulla statale 106. È un tratto drammatico. Abbiamo tentato di aggirare il problema e sapete che ci hanno detto? Beh, vi mettiamo un anestesista sull'ambulanza. Pensate, a 40 gradi, sulla statale 106, su un metro quadrato, se una partoriente ha bisogno, che se ne fa dell'anestesista? Ma che se ne fa dell'anestesista? Non esiste. Noi diciamo, ed io mi assumo la responsabilità di quello che dico, verso l'ospedale di Merito c'è stata accidia e c'è stata una volontà strana di chiusura. Perché? Hanno chiuso reparti e servizi senza risparmiare nulla. Dico, avrebbero risparmiato dei soldi, era giusto forse sacrificare qualche servizio. Non è vero nulla. Hanno sacrificato il punto nascita, e sul punto nascita, sulla pediatria,
che erano le migliori della Calabria, noi non molleremo. Lo devono riaprire il punto nascita. E che dire poi dei 6 posti di psichiatria? Chi ha un paziente psichiatrico in casa sa quello che vuol dire. Noi avevamo 6 posti letto, ne accoglievamo anche 15 di persone con problemi psichiatrici. Che cosa hanno fatto? Hanno chiuso il reparto, però i muri e le stanze sono là e gli infermieri e i medici sono là, non hanno risparmiato nulla. Hanno creato disagio come il punto nascita e la pediatria a tutta l'area grecanica. Questo hanno fatto, non hanno fatto altro. Queste sono cose importantissime. Fra un mese il facente funzione primario di chirurgia dell'ospedale di Melito andrà in pensione. La chirurgia è destinata a chiudere. Questo è un altro servizio che chiude. E tutti ci vengono a dire salviamo l'ospedale, interveniamo sull'ospedale. Non ci crediamo, dobbiamo essere noi. Lunedì mattina, se questa lista riesce a vincere, riesce ad andare ad amministrare, ad andare in ospedale, ad andare alla regione. Non ci crediamo più. Ci dicono soltanto fandoni. Questo dobbiamo fare. E poi c'è un aspetto economico, c'è un aspetto non solo sanitario. Noi avevamo 850 dipendenti, adesso ne abbiamo 270 appena. Noi abbiamo tantissimi, anche qui nel Rione Marina, tantissimi laureati medici e infermieri soprattutto, che devono andare fuori regione a cercare, a chiedere, a mendicare un posto di lavoro. Dal 1980 a oggi, a Melito c'è l'ospedale, sapete quanti infermieri abbiamo assunto e medici? Zero. Neanche uno. È vergognoso, questo è un fatto vergognoso. E ci vengono a parlare di posti di lavoro, fanno come Penelope, tutti i giorni, di giorno ci parlano di posti di lavoro per i giovani e poi il porto è chiuso, l'ospedale lo stanno chiudendo, il bergamotto non si riesce a farlo decollare, il pettinattino non decolla, il nostro turismo, il nostro mare, la pesca non decolla. Questo ci stanno dicendo. Io chiudo, scusa lo sfogo, ingegnere, io spero che lunedì possiamo andare almeno a parlare di questi problemi. Dateci la vostra fiducia, dateci la vostra fiducia, votateci, votate questa lista, perché la lista è la lista che vuole veramente risolvere le problematiche di questo benedetto paese. Parla la spiaggia. Anche la spiaggia va pulita, la spiaggia va pulita, non si riesce mai neanche a portare le barche sulla spiaggia, ha ragione, bravo, bisogna pulire pure la spiaggia. Grazie, grazie, grazie. Mimmo, prenditi questa. Comunque recupererete con un mio minore tempo di intervento, perché ha detto tante cose importanti che così mi risparmia che sono senza voce. Dai. Ecco il vostro candidato del territorio. Adesso devi stare calmo. No. Incoraggiamento, dai. Buonasera a tutti. Volevo intanto ringraziarvi per essere venuti numerosi a questo appuntamento che per noi, per la lista Melito Cambia, rappresenta il culmine di questa campagna elettorale. Sono onorato che il comizio di chiusura della campagna elettorale si svolga nel Rione Marina, nel mio Rione, Rione Marina, dove sono nato e cresciuto, dove vi sono le radici della mia famiglia. Per questo sento forte la responsabilità di dover rappresentare questo quartiere, fatto di uomini e donne che sono l'emblema dei valori cardini della vita: umiltà, spirito di sacrificio e disponibilità verso il prossimo. Tutto questo mi ha spinto a scendere in campo per portare avanti le esigenze della mia gente, del mio Rione, il Rione Pescatori. Perciò avrete in me un interlocutore serio, disponibile, che sarà a vostra disposizione.
mi assumo l'impegno fin da subito di lavorare con i miei compagni di viaggio per offrire al nostro quartiere la giusta attenzione, le dovute soluzioni dai tanti problemi che ci sono. Problemi che ormai da molti anni sono stati attenzionati da diversi amministratori, da diversi candidati, ma puntualmente non hanno avuto la minima soluzione. Problemi che tutti conosciamo: pulizia della spiaggia, manutenzione delle strade, della stessa villa comunale. L'interessamento alle problematiche di tutta la ormai stanca e disperata comunità dei pescatori, a partire dalla mancanza di un ricovero delle barche, e via fino alle difficoltà burocratiche e amministrative per il rilascio di qualsiasi autorizzazione per poter pescare. Credetemi, merito ha bisogno di voltare pagina e lo deve fare con le persone che vogliono bene a questo paese. Non abbiamo bisogno di falsi moralisti, ci siamo e ci saremo noi al fianco del popolo melitese. Sono convinto che il primo di giugno Melito avrà un sindaco e un'amministrazione, e quel giorno spero che sia il nostro giorno. Concludo chiedendo a tutti voi pieno sostegno per vincere questa battaglia e per far tornare Melito alla normalità e a fastidio una volta. Grazie a tutti. Cioè, bravissimo, bravissimo. Praticamente hanno detto tutto loro, tutto quello che c'era da dire. Lo hanno riassunto benissimo i miei candidati. Mi rimane ben poco da aggiungere. Intanto vi chiedo scusa se vi trattengo ancora 10 minuti, però non posso esimermi da ringraziare tutti i nostri candidati e soprattutto tutti i supporters che hanno lavorato con noi e stanno ancora lavorando per presentare alla gente, alla cittadinanza, i nostri programmi, i nostri candidati, il nostro impegno, e per spiegare loro che è opportuno votare la nostra lista perché siamo quelli che li sappiamo rappresentare meglio degli altri. Quindi grazie a tutti coloro i quali sono qui, che ci aiutano e che ci hanno anche sopportato in questa campagna elettorale. Però devo fare un'ultima considerazione finale che riguarda gli obiettivi che vogliamo perseguire, perché da lunedì dovremo cominciare a lavorare. Non ci stiamo sognando di vincere le elezioni, noi siamo fiduciosi che vinceremo le elezioni. Perciò dobbiamo pensare di cominciare a lavorare da subito, non c'è tempo da perdere, non c'è tempo da perdere su molti fronti. Io mi sono fatto aiutare da questo programma che abbiamo presentato e che è la nostra linea guida, e anche la vostra linea guida. Questo non è il programmino che serve ad imbonire la gente per estorcere il voto. Questa è la linea guida che ci supporterà e ci assisterà durante tutto l'arco dei 5 anni di amministrazione. E per cominciare come linea guida, noi abbiamo, ve lo ripeto, l'avrete forse sentito altre volte, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché è un concetto nuovo, è un concetto che altri forse nemmeno lo hanno capito. Ma è il concetto che fa la differenza tra una buona amministrazione e una normale amministrazione che tira a campare. Il concetto della democrazia e della partecipazione. Stasera siete tutti qui ad ascoltarci. Noi non vogliamo incontrarvi altre volte per ascoltarci. Noi vogliamo incontrarvi da lunedì per ascoltarvi. E abbiamo già progettato uno strumento che mette in pratica questo progetto. Questo non è un progetto, non è un desiderio, questa è la rivoluzione di questo paese. L'amministrazione ascolterà i suoi cittadini ogni volta
che deve assumere una decisione importante, una decisione strategica. E quindi vi ascolteremo se voi però collaborerete con noi attraverso le organizzazioni di categorie. A Rione Marina è un bel rione questo, e sono contento anch'io di avere chiuso gli incontri in questo quartiere, di questa campagna elettorale. Però bisogna che vi organizzate con un comitato di quartiere, così come in tutto il territorio ci saranno dei comitati di quartiere, ma anche con i comitati professionali, con le organizzazioni professionali, con le associazioni di categoria. Il mondo non viaggia più per i sotterfugi, per i favori, per parlarsi all'orecchio. Ormai siamo cittadini del mondo, non siamo più cittadini di Melito Porto Salvo. Dobbiamo essere capaci di competere con il mondo, e una buona amministrazione per avere successo deve anche essa capace di competere con il mondo. Noi non sapremo mai capire quali sono i bisogni della gente se non sappiamo ascoltare la gente. Quindi vi invitiamo già da lunedì, perché noi vinceremo l'elezione da lunedì, non ce lo siamo sognati. Abbiamo evidenza della solidarietà e dell'affetto delle persone e siamo fiduciosi di vincere. E perciò da lunedì dobbiamo cominciare a lavorare per organizzare le associazioni e i comitati, perché senza di essi noi non sapremmo amministrare bene. Noi siamo capaci di amministrare questo comune. Il comune è l'azienda più grande di questo paese. E scusatemi se ve lo ripeto, io ho amministrato aziende molto, molto più grandi dell'azienda comune di questo paese, e l'ho fatto anche con una certa capacità e anche con un certo stile, e che è quello che porteremo in questo comune. Però non siamo capaci di capire i problemi di tutti se non sentiamo la gente. Quindi una rivoluzione culturale e sociale che passa attraverso l'organizzazione delle associazioni di categorie. Un'altra cosa mi è rimasto impresso in questo turbinoso e anche concitato di campagna elettorale. Io ieri sera sono stato molto felice di ascoltare i ragazzi di un gruppo che appartengono alla parrocchia di Don Domenico di San Giuseppe. Siamo stati tutti e tre candidati a sindaco a rispondere alle loro domande. Beh, una cosa semplice che l'hanno posta era: cosa state pensando di fare per i giovani? È un problema sociale importante. Ogni amministrazione si deve porre questo compito. Però mi sono permesso di, oltre che elencare quello che c'è scritto sul nostro programma proprio su questo punto, che è un punto essenziale, mi sono permesso di ricordare che i giovani, anche loro, sono cittadini del mondo. Noi non vogliamo che i giovani vanno via, lo ha detto benissimo Daniela prima, però i giovani devono impegnarsi di più nella vita. Non possono essere consumatori e sudditi. I giovani devono studiare, scusate se glielo dico sempre. Devono studiare di più di quello che gli chiede la didattica. Non è più, vi prego di capirlo, non è più sufficiente. Sto parlando con i giovani in questo momento, ai quali li invito a capire e avere consapevolezza che non è più sufficiente studiare per superare e per essere promossi. È una didattica vecchia, antica, che non serve e non basta ad essere competitivi. Bisogna studiare di più, perché solo così poi sei capace di competere nel mondo. Noi come comune gli daremo tutti gli strumenti, lavoreremo in sinergia con la scuola. Tra l'altro abbiamo un capitolo preciso sul nostro programma che riguarda anche il nostro rapporto con la scuola, a cominciare dall'aspetto di sicurezza. Noi cercheremo di
come dire, di mettere in sicurezza la scuola. Non si può andare a scuola con la pioggia e con il vento, senza un impianto di aria condizionata, di aria calda soprattutto, senza laboratori mediatici. Ormai per essere competitivi e studiare non si studia più sui libri. Se si vogliono fare delle ricerche deve avere laboratori attrezzati. La nuova tecnologia non può essere un opzionale per le scuole, altrimenti i ragazzi rimangono vittime del Facebook, è un modo di isolarsi più che imparare. Quindi noi gli daremo alla scuola tutti gli strumenti necessari per offrire l'opportunità ai giovani. Poi c'è un capitolo che mi tocca molto, è il capitolo del welfare. Scusate se lo dico, qualcuno mi rimprovera che lo dico sempre, mio fratello dice che parlo sempre di welfare, però vedete, il comune è l'ente più prossimo al cittadino, non serve ad altro se non per garantire i servizi essenziali, l'acqua, la luce, la spazzatura, la viabilità, che sono servizi ovvi, che non, per le quali nessun comune, nessun cittadino dovrebbe, come si dice, combattere molto. È la base della convivenza civile. Però c'è un altro servizio che un comune deve poter offrire, deve essere attrezzato ad offrire. È il servizio al cittadino, il servizio alla persona. Il servizio alle persone più bisognose. Questo comune, così come tutti i comuni di questi territori, specialmente di questi poveri territori, perché stiamo parlando di comuni disastrati nelle loro finanze, ma anche nella loro organizzazione mentale, perché se un comune c'ha un certo budget, e ho avuto occasione di vedere velocemente il bilancio del comune proprio oggi, perché è stato pubblicato sul sito, il comune comincia ad avere dei costi fissi imprescindibili, no? Si parte, ma i dipendenti li devo pagare, giusto, ma pure la luce devo pagare, ma pure la spazzatura, eccetera eccetera. Poi quando te ne sei accorto non hai più risorse, perché ormai siamo pieni di debiti, e allora non c'è più posto per i servizi sociali. Ma come non c'è più posto per i servizi sociali se il comune serve apposta per questo? Noi, se vinceremo le elezioni, già da lunedì cominceremo a lavorare sulla politica di bilancio affinché questo comune spende i soldi per le politiche sociali così come lo fanno tutti i paesi civili. Casomai non ci sarà posto per altri costi, ci organizzeremo. Cercheremo di trovare i soldi da un'altra parte, cercheremo di spendere meno in altri settori. Ma il settore del bisogno non può venire per ultimo. Non possiamo dire alla povera gente che viene al comune che non ci abbiamo i soldi. Questa è una cosa che noi faremo con grande determinazione. Io sono sicuro che tutti i miei candidati condividono questo progetto e quindi che avremo la solidarietà della maggioranza e mi auguro anche della minoranza del Consiglio Comunale. Mimmo Scabbia vi parlava di sanità, me ne intendo un po' di sanità, non sono un operatore e non conosco i dettagli dell'ospedale di Melito, però io ho avuto due giorni di inferno in questi due ultimi giorni, proprio per la sanità. Perché mi hanno mandato dal commissario al piano di rientro della sanità, mi ha mandato il suo progetto di programma territoriale. Il programma territoriale è l'organizzazione della salute di tutta la regione Calabria, non è il dettaglio delle specifici posti letto o quanto altro i dipendenti, riguarda la domanda di bisogno di salute e come questa domanda trova spazio nell'offerta dell'organizzazione sanitaria periferica di questa regione. Sono stato due giorni angosciato perché il commissario ad acta ci sta imbrogliando, signori, perché sono riusciti a produrre un documento che elabora
i bisogni in funzione dell'esistente. Cioè, mi spiego meglio in parole povere che cosa voglio dire. Se in questo territorio, se in un certo territorio, che di solito è strutturato per territorio provinciale per ASP, c'è una patologia che ha una certa incidenza e sulla base di questa c'è un'offerta sanitaria, poniamo, di X posti letto, e beh, se cambia la patologia, se cambia il dato epidemiologico, si dice, cioè se cambiano il numero delle persone che hanno bisogno di quel servizio, allora è chiaro che bisogna programmare. Per esempio, se il numero è maggiore, posti letto maggiore. Loro non pensano, non stanno lavorando così. Loro hanno capito qual è l'esistente, hanno preso i posti letto esistenti e si sono inventati un dato epidemiologico che, guarda caso, coincide con l'offerta esistente. Io non ho titolo, io sono solo una persona che in questo ambito si riguarda la disabilità, l'autismo in particolare, un po' la salute mentale. Sono consulente per la Regione Calabria per questo. Gratis, ovviamente. Non vi fate illusioni, non ci sto guadagnando una vita. E mi sto battendo per fargli cambiare mentalità, che non vuole dire dovete per forza spendere più soldi, ma se tu fai un documento di programmazione dove stabilisci, dove parti dal dato, dal bisogno, che il bisogno è 100 e tu hai un'offerta per 40, noi possiamo accettare che oggi le situazioni di cassa dell'ente ti consentono di dare un'offerta per 40, ma sappiamo dove dobbiamo arrivare. Ma se tu mi spieghi che invece il bisogno è per 40 e io ho una disponibilità di 40, non ci sarà mai una programmazione che risponde ai nuovi bisogni o ai bisogni trascurati. Questo è il problema della sanità, Mimmo, soprattutto questo. Poi il particolare non lo so, quindi che cosa può fare un sindaco per questo? Certe volte ci dimentichiamo che il sindaco, oltre che essere la massima autorità del comune, è anche la massima autorità sanitaria dell'ente che rappresenta. Il sindaco non è il signor nessuno. Una volta c'erano i comitati dei sindaci, il sindaco una volta era gestore anche per la sua parte degli enti della sanità, e adesso è tutto cambiato, ma gli è rimasto in capo la responsabilità di massimo responsabile sanitario del territorio. Basta che si mette, dicevamo prima con una persona che qui credo, basta che si mette la fascia del sindaco. Non è una passerella per tagliare il nastro di qualche ricorrenza. La fascia del sindaco significa la rappresentanza del popolo che lo ha eletto e anche di quello che non lo ha eletto. Con la fascia di sindaco possiamo andare a rivendicare i bisogni affinché ci sia una giusta programmazione, e poi possiamo pure accettare, come vi dicevo prima, che ci sarà un delta tra la programmazione e l'offerta del servizio, ma sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo poi organizzarci per lavorare per quell'obiettivo. E poi abbiamo un altro problema come comune. Scusate, questo comune è un disastro ed è pieno di problemi. Io avevo, prima di conoscere bene la vita di questo ente, mi sono fatto un'idea, e ci ho sempre indovinato per questo, l'esperienza e la conoscenza degli indicatori, si dice così, del bilancio del comune, ma anche la conoscenza del territorio, per essermi impegnato da un mese o poco più in una campagna elettorale che sconoscevo, non avevo assolutamente nessuna esperienza, mi hanno, come si dice, convinto che abbiamo fatto bene a mettere questi punti nel programma. Uno riguarda le politiche di bilancio, perché poi sapete, non si fanno mai le nozze con i fichi secchi, senza i soldi non si va da nessuna parte, e noi come comune abbiamo una voragine. I passati amministratori ci hanno lasciato in eredità debiti per i prossimi 30 anni, abbiamo ipotecato il futuro dei nostri figli e anche forse dei nostri nipoti, però non siamo rassegnati. Non gestiremo a vivacchiare nell'amministrazione che andremo a gestire da lunedì.
noi abbiamo il coraggio e abbiamo la capacità di invertire una tendenza di rassegnazione. Non ci sono i soldi, noi li troviamo i soldi. E abbiamo tre ipotesi, abbiamo indicato nel nostro programma. La prima ipotesi è ristrutturazione del debito. Noi abbiamo un debito che è stato già ristrutturato dai commissari, ma che si può ancora ristrutturare perché sia possibile accedere a tassi di interesse molto inferiori, tassi di interesse. Noi abbiamo debiti contratti quando i tassi erano al 10-12%, adesso i tassi sono 0, quindi una ristrutturazione del debito che ti fa risparmiare 5-6 punti percentuali alla fine dell'anno sono centinaia di migliaia di euro di meno di solo interesse. Noi pensiamo finanche di abbattere la quota capitale di questo debito, perché il comune possiede una serie di immobili che non sono più funzionali alla vita dell'ente, non sono, come si dice, di primaria necessità per il bene pubblico e sono finanche un costo per il comune. Quindi noi cercheremo di alienare, nel senso volgare del termine, noi faremo fuori i beni che il comune non sono di prima necessità, per abbattere la quota capitale del debito, non per spenderci i soldi e per elargire contratti e per dare l'opportunità ai mali pensatori che poi con i contratti ci faremo la tangente. Noi lavoreremo per il bene primario, che è il comune, che è il nostro comune. Però abbiamo anche un'altra opportunità nel fronte del risanamento del debito, è quella del recupero dell'evasione. Abbiamo un tasso di evasione quasi del 50% e voi sapete che ci sono delle regole per i costi, per la garanzia dei costi dei servizi essenziali. Si parte dal costo di quel servizio e il costo di quel servizio si divide pro capite o pro contribuente, e quindi viene fuori un'aliquota che deve stare entro dei margini. Perciò se noi oggi abbiamo un costo di un servizio che lo abbiamo diviso per tutti i contribuenti e da questi contribuenti recuperiamo solo il 50%, la scelta è: non possiamo garantire il servizio o dobbiamo raddoppiare l'aliquota, perché se no non possiamo fare un contratto di servizio, per esempio la spazzatura, l'acqua, la luce, eccetera. Noi pensiamo che sia più corretto spiegare ai cittadini che dobbiamo pagare tutti, ma non è un esercizio semplice, perché i cittadini non hanno fiducia della politica. Nemmeno io ho fiducia della politica, eppure mi sono messo in politica. Però dobbiamo rompere questo cerchio vizioso. E allora che cosa facciamo, signori? Noi facciamo una cosa coraggiosa, forse temeraria, forse non da sognatore. Noi non ci prenderemo lo stipendio da sindaco. Sapete perché? Perché noi vogliamo far capire alla gente che i politici non sono dei ladruncoli, non tutti i politici sono dei ladruncoli. E noi non ci prenderemo lo stipendio da sindaco perché vogliamo far capire alla gente che c'è qualcuno che ha deciso di impegnarsi a favore della pubblica utilità, di dare il suo contributo per quello che sa fare. E voglio vedere poi se la gente, quando gli arriva la cartella, non paga la sua tassa. Noi però non vogliamo far pagare a tutti uguale. Vi ricordo del mio vizio, della mia fissazione delle politiche sociali. Il comune è l'ente più prossimo, deve sapere quali sono i cittadini che sono in grado di pagare e invece anche deve sapere di quelli che non sono in grado di pagare. Noi faremo politiche sociali all'inizio, prima che il cittadino arrivi ad esigere o a chiedere un aiuto. Noi assisteremo i cittadini cercando di differenziare le aliquote per quanto riguarda
le imposte che devono pagare al comune. Chi ha più paga di più, chi ha meno paga di meno. Lo fanno in tutti i paesi civili del mondo. Lo dobbiamo fare anche noi, perché anche noi, alla fine del nostro mandato, dobbiamo fare sì che questo paese sia considerato e giudicato uno dei paesi civili come tutto il resto dei paesi civili del mondo. Non abbiamo altri interessi, non abbiamo altri scopi. È già un grande successo se riusciremo a cambiare questa mentalità, ma se daremo l'esempio noi e saremo in grado di saper individuare i veri bisogni, allora chi ha di meno paga di meno, ma quel meno lo pagherà. Così facendo noi saremo in grado di garantire a tutti i servizi e non solo al costo di alcuni e di altri furbi no. Quindi non ci saranno più i furbi, ma ci sarà una equa ripartizione delle risorse e della tassazione. Vi leggo l'ultima frase, scusate che sono senza voce. Vi leggo un'ultima frasetta che ho scritto, che mi piace leggerla perché è significativa e riassume questo concetto. I contribuenti debbono conoscere la situazione finanziaria e di cassa dell'ente per non pretendere di usufruire tutti dei servizi pagati solo dalla metà di essi. Non è sostenibile questo e non è etico. Ecco, sull'etica poi ci sarebbe un altro film. Ma l'etica è il nostro comportamento. Io sono andato avanti perché non voglio farvi stare all'impiedi per molto tempo, però l'etica è quello che fa la differenza nei comportamenti dell'uomo, non dell'amministratore, prima dell'uomo e dopo dell'amministratore. Vedete, non si può agire in un modo e poi scrivere in un programma che da sindaco avrò un comportamento legale, etico, rispettoso degli altri. Se non ce l'hai nel tuo DNA, se non ce l'hai nella tua cultura, lo puoi scrivere dove ti pare. Magari fai pure un copia e incolla con qualche altro programma che te lo vai a sbandierare nelle piazze, però se questo concetto non ce l'hai, non lo potrai mai osservare, perché non ti viene naturale, anche se ti sforzerai non ti viene naturale. E noi non sappiamo, anzi sappiamo qual è la cultura di nostri, e la capacità amministrativa dei nostri altri candidati a sindaco, delle altre liste. Perciò voi dovete capire, prima di andare a votare, questi concetti di base, non alla fine giudicate soltanto il programma elettorale. Tutti possono scrivere un bel programma elettorale. L'Italia è stata inondata di programmi elettorali bellissimi, pure più belli del mio. Io non so scrivere un programma elettorale bellissimo come ce ne sono a milioni, eppure l'Italia è un disastro. E l'Italia, per i 70 anni di democrazia che abbiamo festeggiato il mese scorso, è piena di comuni con i bellissimi programmi elettorali, che però è stata sbranata, è stata portata al disastro. Abbiamo debiti pubblici dappertutto insostenibili e li hanno rubati legalmente i soldi, sapete? Non mi ricordo mai di una cattiva amministrazione che ruba i soldi a mano armata. Quando si parla di legalità, non è sufficiente scrivere in un programma che noi faremo la legalità. Intanto mi dovete spiegare che cosa quella persona ha fatto prima al giorno, ha fatto fino al giorno prima di quando è scritto questo concetto. Però se anche fai la legalità, signori miei, puoi rubare legalmente e non abbiamo risolto niente. Perciò in questo programma, se lo leggerete, e coloro i quali che le hanno letto forse non hanno mai trovato questa parola legalità, non è sufficiente. Può essere anche un imbroglio, può essere anche lo scudo dietro i quali i furbi di prima si nascondono per dire che adesso fanno la legalità. La legalità non te la inventi,
Dicevo, l'altro giorno non te la compri al supermercato. Ecco, mi piaceva sottolineare questo aspetto perché è una grande responsabilità che avete quando domenica andrete a votare. L'esercizio del voto è l'espressione più alta della libertà dell'uomo e non si può svendere, non si può svilire, non si può promettere in cambio di un posto di lavoro, non si può votare superficialmente tanto per. Dovete avere la consapevolezza e la responsabilità che l'esercizio del voto, del vostro voto, dipende il destino di una classe politica, dipende il destino di una classe dirigente. L'esercizio del vostro voto può far realizzare una buona amministrazione o può far realizzare una cattiva amministrazione. Non vi tengo più a lungo per questi altri concetti di programma, chiudo qui il libro e mi scuso se vi ho tenuti all'impiedi per tanto tempo, però l'esercizio del voto potrà far emergere un bravo sindaco o un cattivo sindaco o un mediocre sindaco, e non è una cosa semplice. Un buon sindaco farà un buon paese. Un cattivo sindaco lascerà le cose come stanno o addirittura farà regredire ancora di più questo paese. Noi pensiamo di avere le qualità da un punto di vista amministrativo, di esperienza, di capacità a saper amministrare un ente, di capacità a saper intercettare i fondi comunitari o i fondi regionali. Scusate, non ho affrontato questo problema. Però non si può dire che noi andremo a prendere i soldi, e non è facilissimo, sapete, la Regione Calabria non riesce a spendere miliardi di euro, non una lira, miliardi di euro per incapacità a sapere elaborare progetti. Scusate, non sanno manco parlare l'inglese questa gente, e i progetti si devono fare in lingua inglese. Per stare nel mondo, per competere nel mondo, ormai bisogna parlare la lingua inglese, come minimo, avete capito? Quindi non si tratta soltanto di dire noi non faremo nulla, noi ci mettiamo il nostro impegno, ci mettiamo la nostra volontà a lavorare, ci mettiamo la nostra capacità a sapere gestire una macchina amministrativa e a riorganizzare una macchina amministrativa, ci mettiamo la nostra moralità. Non abbiamo altre promesse da farvi, se vinceremo le elezioni non vi ricompenseremo singolarmente per il voto che ci avete dato. Noi faremo un bel paese. Grazie.